Perché un Caravaggio? Beh, intanto perché Caravaggio può essere per tutti un'esperienza straordinaria, no? La sua grande rivoluzione di ombre e di luci è uno dei fatti più importanti della storia dell'arte di tutti i tempi, ma anche perché la Galleria Sabauda possiede un'importante collezione di opere caravaggesche e quindi di pittori che sono partiti dalla lezione di Caravaggio per svilupparla secondo il proprio stile, ma non possiede un Caravaggio, e quindi per la prima volta all'interno di questo settore si potranno vedere i pittori che discendono da Caravaggio accanto al maestro che ha colpito la loro immaginazione e determinato, diciamo così, la loro carriera. Questa iniziativa era già prevista per il novembre scorso, molte nostre iniziative slittano ormai da un anno. È anche vero però che proprio in un momento di pandemia come questo, in cui le persone hanno scarsa mobilità, e in cui noi siamo tenuti a, diciamo, costruire delle nuove narrazioni proprio per le persone che abitano sul nostro territorio, che magari i musei li hanno già visti, e quindi bisogna costruire delle occasioni diverse, ecco, questo è quasi doveroso. Poi ci auguriamo che fino a maggio si possa non solo restare aperti dal lunedì al venerdì, ma insomma che le cose migliorino e che si possa aprire anche il sabato e la domenica. D'altro canto, rimanere immobili non si può, neanche ora, neanche in queste condizioni drammatiche dovute alla pandemia. C'è un forte legame, e non paia troppo provocatorio, tra gli ospedali e i musei. Negli ospedali si cura forse di più il corpo, nei musei si cura l'anima, ma corpo e anima sono un tutt'uno inscindibile. Se l'anima è sollevata anche il corpo sta meglio, e quindi io penso che i musei siano un luogo di conforto in un momento come questo, in un momento anche, se vogliamo, di pessimismo. Un luogo di conforto, un luogo dove riaccendere l'immaginazione, dove dialogare con altri mondi come quello straordinario di ombre, di luce di Caravaggio, dialogare anche con modelli come Caravaggio che con un grande coraggio ha rotto tutte le convenzioni della sua epoca e ha costruito, diciamo, nuove strade per tutta la storia della pittura europea. Ecco, quindi io penso, eppur avendo avuto una vita difficile, ha fatto qualcosa di veramente grande. Penso che tutto questo serva nei momenti di difficoltà, serva a mandarci a spingerci avanti, serva ad immaginare il futuro, serva a creare dentro di noi dei nuovi sogni e delle nuove vocazioni.